questo è il primo appuntamento del tour che abbiamo organizzato per i nostri tour operator russi. Sarà intenso, purtroppo lo sapete, non riusciremo a far vedere tutto perché abbiamo un patrimonio incredibile che neanche noi conosciamo, ma speriamo in questi giorni di riuscire a dare a loro un quadro completo di quello che è la realtà del 2020. È una realtà molto importante, perché è importante riuscire a incrementare il flusso turistico, far crescere l'immagine, la realtà delle riviste nel mondo, che sicuramente possono dare un ulteriore sviluppo al turismo del Veneto. Coinvolgere, diciamo, il mondo conservativo delle nostre bellezze, della nostra regione, e unendolo e aprendolo proprio in maniera, diciamo, affettuosa a questo mondo nuovo che si accinge poi a sviluppare un'ipotesi di turismo, turismo sportivo e turismo comunque culturale, perché credo che il Veneto abbia e sia una regione che abbia tantissimo da offrire, proprio perché ha sempre conservato i propri beni culturali e le proprie eccellenze. E ne abbiamo anche fatto comunque un circuito di vita vitale, quindi come ricade qui il nostro campo da golf annesso con appunto le sue buche attorno alla villa, credo che questo sia un fantastico spunto che unisca salute e momenti di relazione. Questa si tratta di una, insomma, novità, di una cosa diversa rispetto a quello che è stato fatto gli anni scorsi, perché la Regione Veneto, attraverso il suo assessore Marino Finozzi, si è veramente impegnato nel campo turistico, e quindi noi siamo molto contenti come Istituto Ville Venete che le Ville Venete sono una risorsa e sono un prodotto turistico che, se valorizzato con l'aiuto di una regione, con tutti i mezzi potenti che la Regione Veneto ha, può veramente essere un volano anche per la nostra economia. Non si è perso del tempo, fra virgolette, alcuni dicono, nel catalogare le ville. È un qualche cosa invece che è molto importante, ed è stato importante e sarà un elemento fruttuoso, perché per promuovere qualcosa bisogna anche conoscerlo. Cioè, è difficile che si possa promuovere un prodotto culturale, perché possiamo parlare che si tratta di un prodotto culturale, se questo non viene conosciuto. Però la conoscenza poi non deve essere intima, cioè nel senso fra pochi noti, tra le associazioni delle ville venete, tra, diciamo, il mondo della cultura, ma deve essere divulgata all'interno del nostro paese, ma anche fuori. E mi pare che la ratio e lo scopo di questa sera sia quello. La Regione del Veneto ha approvato la Carta dei Servizi per creare una rete di ville aperte al pubblico, in modo che offrano dei servizi sicuri e certi ai turisti. Questo per far dare il modo ai turisti di avere una certezza nell'apertura e nei servizi che le ville aprono. Ad oggi le ville iscritte alla Carta dei Servizi sono 135 e con l'aiuto dei rappresentanti dei proprietari stiamo organizzando e
coinvolgendo sempre un numero sempre maggiore di ville, in modo che il turista che viene in Veneto possa avere davvero un'ampia scelta di visita e di conoscenza di questo magnifico patrimonio. Cosa c'è di più bello delle ville venete? Il problema era che le ville venete non erano riunite in rete tra di loro, perché è solo la rete ormai oggi che fa, si diceva una volta l'unione fa la forza, oggi si parla più di reti, però la rete dell'associazione Ville Venete è stata costruita piano piano nel tempo fino a raggiungere un numero cospicuo di ville venete, le quali in questo modo riescono a rendersi più visibili, a diventare quindi attrattive e a diventare un prodotto veramente tipico del brand della Regione Veneto, che, come tutti sanno, anche se ce ne siamo dimenticati, è erede di una delle civiltà più grandi della storia, che è la civiltà della Serenissima Repubblica.